grata di questo incontro Kim Rossi Stewart è ancora un po' emozionata come le dicevo dal, dall'aver visto il suo ultimo film brado che, che mi ha molto toccato e, e commosso è il suo ultimo film come regista e come interprete del protagonista un film così intensamente doloroso e bello lei è un volto noto un bel volto qualcuno ha scritto inconsapevolmente bello è una cosa che le ha creato qualche imbarazzo, che le è pesata questa bellezza. Ma sì, perché per tanti anni mi sono sentito dire da ragazzino: No, è troppo bello per fare questo, è troppo bello per fare quell'altro. Tanti i provini, no? L'attore che fa i primi provini che facevo. E spesso sembrava un grosso problema. Questo. Questo mio aspetto fisico, no? Poi da. Da un altro lato mi avvantaggiava perché magari per un certo tipo di, di prodotto, di, di, di film, di, di storia era un, un vantaggio. Eh, però poi andando a stringere man mano che sono cresciuto è diventato, ho dovuto in qualche misura adattarmi alla cinematografia italiana e quindi spesso caratterizzare, caratterizzare in una direzione non proprio canonicamente del bello, no? Un po' come accadde a Gassman, cioè Gasman i suoi più grandi successi eh, secondo me sono, sono stati quelli nei quali eh, si imbottiva, faceva il pugile sonato, no? Che faceva, faceva era... Armata Branca Leone, eh? Siamo un po' così, un paese un po' così, insomma, che, che ama più i, i, i volti particolari. Che non quelli canonici. Il suo volto, e anche il suo nome e cognome, fanno pensare forse a qualche, a qualche principe di saghe nordiche, ma invece lei è italiano e mezzo romano. Io sono una commistione tra olandese, tedesco, inglese e italiano, È un quarto, un quarto, un quarto, un quarto. E, però nato a Roma e fortemente attaccato alla romanità. Ne parlavo, non so, forse con mio figlio l'altro giorno, di quanto io. Mi si è aggrappato, non so perché, non so cosa significhi sin da quando andavo all'asilo, a questa a, 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 al romano. Non so, per me è stata un'ancora di salvezza. Uh, non so spiegare bene perché, ma sin da quando andavo all'asilo, forse ma ecco, sentivo che nei miei compagni, eh, quelli che venivano più dalle borgate, dalla periferia, dai palazzoni popolari, così c'era qualcosa che, che mi mi dava più vita, mi... non so, è un mistero tuttora. Beh, però. insomma, la lingua come segno di appartenenza, di un'identità, anche perché lei l'identità ce l'aveva un po' confusa e anche, insomma, è stata un'adolescenza un po' solitaria, no? La sua un po', un po' particolare. Sì, sì, no, in effetti è vero, perché mi sentivo abbastanza solitario, sì. So, più, non tanto per scelta, però alla fine mi ritrovavo abbastanza solitario. E poi, e poi dicono, direi, che è riservato, che è molto discreto, timido, non lo so se questo sia vero, è, è così oppure è semplicemente è strano un certo giro alla pace del mondo dello spettacolo? Eh, timido, non lo so, forse sì, lo sono anche stato oggi, forse molto meno. Eh, ma un po, come, ecco, un po' per quello che le stavo dicendo anche adesso, mh, giri mondani in effetti, in effetti non, non mi sono mai garbati più di tanto, ecco. mh, mi sono sempre trovato bene uh, per strada, tra virgolette, insomma i miei migliori amici sono sempre stati mh, sempre state persone che non appartenevano al mondo dello spettacolo, ma c'era un po' di tutto, il netturbino, il, quello che andava a fare le pulizie, non so dove, piuttosto che all'avvocato. Cioè. L'ho visto. Aspetta, lei ha lavorato con hanno <coughs> Antonioni, Beni, Del Monte, Amelio, Placido, Lucchetti, Taviani, Muccino, poi in televisione. Cito soltanto, non voglio parlare di Fantaghirò, cito soltanto, non lo so, eh, ovviamente romanzo criminale, Vallanzasca, il commissario maltese e ho trascurato molti ruoli e molti nomi di registi famosi con cui ha lavorato. Eppure il suo esordio è avvenuto per caso. Sì, non lontano da qui facevo l'autostop, mi diede un passaggio... All'allora aiuto regista Pietro Valsicchi, che oggi è un grande produttore, e mi domandò se volevo fare un provino, così. avevo 12 anni, 12 anni e mezzo, e mi scelsero e di lì mi ritrovai a fare l'attore. Glielo chiedo perché esiste il caso oppure tutto è parte di un disegno? <coughs> Io ho sempre pensato che il caso non esiste, ho sempre pensato questo. Mm, mi piace continuare a pensare questo e quando mi accade qualcosa anche di magari anche non piacevole, non so, io ho avuto un incidente, mi sono rotto tutte e due le gambe, ho sempre cercato una spiegazione, un motivo, un, un senso. E quindi c'è un disegno che in fondo è buono nonostante i dolori, le sconfitte, gli errori. Penso che abbiamo la possibilità di eh, collegare i fili per comprendere un, come dire, il messaggio positivo che è, che è intrinseco diciamo, negli avvenimenti. Poi non sempre, anzi, poco forse ci riusciamo. Lei ha fatto tre film da regista e sono centrati soprattutto due sul legame sul rapporto controverso eh? Eh, padre e figlio eh, anche libero va bene tommaso e brado di fatto sono un'epica eh? sono, sono gli stessi protagonisti e sono l'immagine di un uomo che cambia eh, con i suoi con le sue luci e con le sue ombre no? eh, c'è kim figlio e padre in tutti e tre sì, uh, una parte di me sicuramente. Non Chi... è facile parlare di sé, mettersi hm, in scena. Ma secondo me, per un regista, ancor più che per un attore, è uh, assolutamente necessario. Ho sempre pensato che un regista uh, si mette molto più a nudo. Uh, facendo un film di quanto non possa fare un, un attore che in qualche modo poi si mette un bel mascherone, e, mentre il regista inevitabilmente ogni cosa che è nel film parla di lui, parla delle sue scelte e a mio modo di vedere parla anche proprio della sua visione della vita e del mondo e degli esseri umani. E io peraltro ho proprio un'inclinazione innata verso il mettersi a nudo, cioè è una cosa che ho sempre perseguito, um, anzi oggi penso che sia la cosa più bella e più matura e più utile che può fare un essere umano. Uh, Visto che siamo su TV 2000 colgo l'occasione per dire che per esempio il Papa, no? Papa, questo Papa mi sembra che tanto lo faccia, no? que questa cosa di mettere a nudo, di esprimere le criticità, i problemi, le debolezze, le fragilità che sono interne anche al mondo cattolico stesso. E questa è la cosa più, più bella, più matura che si possa fare, e è la cosa più vicina e che rende più possibile la maturazione, la crescita. La... È curioso insomma... che sia un attore che decide di togliersi le maschere proprio quando fa l'attore e il regista, no? In un mondo che è dominato da un'immagine sì. costruita di sé. Sì, 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 è sempre stato un... Sì. Ci sono dei personaggi che ho fatto da attore effettivamente talmente lontani da me però sulla carta sulla carta perché poi anche andando ad esplorare non lo so prendiamo Valanzasca che era veramente tanto lontano da me o il freddo uh, Valanzasca molto di più Valanzasca innanzitutto c'è il fatto che era milanese e poi aveva un, in, un ritmo in, interiore completamente diverso da, dal mio io sono uno che sta lì pondera le cose è uno che va avanti come una mina impazzita però, tutto sommato, se ci rifletto bene, ehm, ho messo a nudo, probabilmente, anche lì, qualcosa di me, cioè... quello che io sarei potuto essere stato, in, eh, probabilmente, in altre condizioni. Ma, a fondo, alla fine, il mestiere dell'attore dimostra che, che ogni essere umano può essere tutto. Eh, contiene tutto. E... Ehm, e quindi può anche comprendere tutto e questo sempre nell'ottica di una ricerca personale, interiore può essere interessante rifuggo dall'idea di, di, ecco, di mascherarsi ecco um, sono anni devo dire anni, tanti, venti, sin da quando ero ragazzino mi ricordo qualche vecchia intervista nella quale Parlavo di, di questa cultura dell'apparire, che è un apparire così fittizio, fine a se stesso, quanto siamo no? per dimostrare quanto siamo vincenti o quanto siamo forti o quanto siamo belli. Questo mi, è così, mi, mi spaventa dell'essere umano. Non so fi veramente fino a dove può, può portarlo l'essere umano. Se guardiamo intorno a noi quello che sta accadendo, poi, alla fine, a me e mio piccolo, io sono un ragazzo semplice eh, di campagna che ha studiato anche poco, però. Interrogandomi mi sembra che i capi del mondo, coloro che stanno lì nelle stanze dei bottoni, alla fine a questo poi rispondono, no? al bisogno, al desiderio di far vedere quanto sono bravi, fichi. <ride> e, sì, e, al potere, e in tutte forti. le sue forme, no? E, e invece le sentirsi l'essere, riconoscersi mendicanti, cioè mancanti, fragili, riconoscere che siamo un impasto di bene e male, in fondo ci vuole il coraggio di... Andare dentro proprio la propria umanità e questo ti avvicina anche agli altri, no? In qualche modo, quindi ti evita di giudicare con condanna te stesso e gli altri. Ma se lei ha parlato di sé, forse perché c'è la voglia di tirar fuori un grumo di dolore no? eh, nel cuore, che da poco deve essersi sciolto. Io non so se dipende dalla nascita dei suoi figli, perché diventare padre, diventare tripadre. Cambia per forza e per amore. Ma lei ha scritto un libro qualche anno fa che si intitola Le Guarigioni. Gliel'hanno già chiesto tante volte, ma insomma, non è un titolo scelto anche qui a caso, no? Da cosa è guarito? No, io non so da cosa sono guarito. Il libro si chiama Le Guarigioni perché c'è sempre qualcuno che vuole guarire da, da qualcosa. È una costante di tutti i personaggi che si, che si avvicendano nei, nei, nei cinque racconti. Io da cosa sono guarito non lo so, mai abbastanza, sinceramente, da, da tutti i mali de, de, degli esseri umani. Ogni giorno provo a guarire un po' di più. Mm. Brado è che in parte ricalca il primo di questi racconti. È una storia, come dicevo prima, che. che che è commovente nel senso etimologico del termine, cioè che ti muove qualcosa dentro, e meno male, cioè abbiamo bisogno di, no? di far muovere la testa e l'anima, ed è una storia coraggiosa di fallimento e di resurrezione. C'è molto la presenza di Dio, anche se nominato di Sguincio. Ma ci sono un paio di coordinate che nei miei tre film di regia, ecco, sono in Imprescindibili. Uno è la ricerca da uomo di un confronto col femminile, con la coordinata donna nella vita e l'altra è la spiritualità. Sin dal primo film è una cosa che mi appartiene da sempre. In periodi più bui o più luminosi, comunque, il mio anelito è sempre stato la, 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 la ricerca verso un, un, un contatto, la ricerca di un contatto con qualcosa di più grande di noi. Si che muove il sole in altre stati. Esatto, sì, 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 c'è sempre stato. E in, in questi film sono d'accordo. De, della trilogia probabilmente quello nel quale si sente meno è perché è un... Tommaso è un film sulla mente, proprio sulla prigionia del pensiero, per cui eh, in quello sicuramente molto meno, ma qui sia in anche libro va bene, che il primo, e in brado eh, c'è proprio la figura paterna di, di questo padre che tanto vuole dominare la vita, tanto vuole sentirsi padrone della propria vita. E che in questa sua lotta no, per sentirsi importante, poi ha una lotta molto molto accesa no? <ride> con, con il Padre Eterno e, e se nel primo film si limitava a, a bestemmiare, a, a, ad accusarlo di, di, non, di non esserci, di non, di non farsi sentire, qui attraverso un percorso mano, ma, mano nella mano con un figlio forse più paterno di lui per certi versi e comincia forse a, a, ad apprezzare anche l'ipotesi di definirsi creatura insomma e di, di sentirsi un po' piccolo no? e si rasserena quando sembra più improbabile, si rasserena. E non diciamo altro perché il film bisogna vederlo, ma ehm, questo film ha un'ambientazione western italiano, ehm, nel senso che ci sono i cavalli, c'è una prateria, no? ehm, c'è una vita nella natura. E c'è un uomo, il padre che. Ama con tutto se stesso l'immaginario western, per cui ci porta un po' in quel. E hanno citato insomma, forse un riferimento a Clint Eastwood ci sta. Clint Eastwood eh, c'entra in qualche misura Million Dollar Baby, perché Brado ha una struttura narrativa eh, molto, molto simile. La, la, il telaio è lo stesso. Poi. Eh le conclusioni, piuttosto che... Eh, sì, diciamo, un po' le conclusioni filosofico e, e, e di pensiero mh, divergono un po', ecco. Lì l'atto dell'eroe consiste nel... Eh, nell'affrontare il rischio, che è quello che fa, ovvero di aiutare la ragazza a morire eh, per quanto possa mh, da questo no? Scaturire una sorta di perdizione dell'anima, eh, lo fa perché crede in quello, e qui c'è un processo opposto, eh, ovvero il figlio non cede a questo richiamo eh, dell'uomo che vuol farsi Dio. Dell'uomo che vuol farsi Dio, sente un'altra. Insomma, comunque va più incontro alla sua identità e questo fa sì che possa vivere degli ultimi momenti con questo padre che sono probabilmente eh, i, i più preziosi che potevano condividere nella loro vita però sì. non c'è una posizione ideologica in questo, no, è no. proprio assolutamente un, è l'abbandono è un mio soggettivo punto di vista, desiderio di raccontare cose, anche per un mio vissuto personale se c'è qualcosa di autobiografico negli avvenimenti in questo film eh, che è Poco, perché negli avvenimenti è molto poco, c'è molto nell'ambientazione e c'è anche in un paio di scene dove succedono cose grosse che, che io conosco e che ho voluto rivivere in qualche modo. Lei ha raccontato in un'intervista eh, di aver incontrato il cristianesimo. Ha voglia di dirci perché e come? Uh, ma come adesso esattamente non lo ricordo non neanche, sì. neanche bene io, però uh, allora, io, io ho incontrato il cristianesimo da bambino, come un po' tutti sì. noi mm. <ride> che siamo que su queste latitudini, e perché mi, mio padre che era sedicente ateo, eh, eh, però avevamo l'asilo sotto casa delle suore per cui mi mandò dalle suore eh, che erano anche davvero molto molto rigide e cattivelle e, però c'era questa abitudine di ogni volta che arrivavamo rinchino una serie di cose ma vabbè però la cosa bella è che ci mettevano tutti in cerchio questi scricchioletti di, di 3-4 anni e eh, ci raccontavano una parabola del Vangelo e devo dire che eh, io, queste storie, chiamiamole così, insomma, queste che io percepivo come storie, erano qualcosa che mi colpiva molto, moltissimo. Tant'è che ricordo quella che, che più mi è rimasta impressa, eh, che era adesso non ricordo il riferimento, ma è quella del, del Porgi l'altra guancia. Mm -hmm. E io sono andato avanti porgendo l'altra guancia per anni e anni e anni e anni. Da una volta da un bambino mi sono fatto fare una faccia così. Non ho mai reagito. Perché, perché questa cosa a me mi aveva completamente rapito. Tant'è che pochi anni dopo, ne avevo non so, una ventina, mi intervistò una grande penna dell'epoca su Repubblica, Anna Maria Mori. Mi sembra E mi disse: Ma chi sono i tuoi miti? E io dissi: Jimi Hendrix? E Gesù Cristo. Adesso capire per questa strana Melange è difficile. A vent'anni si capisce benissimo. Però, però, però ecco, ora negli ultimi anni, dopo un totale un distanza totale che c'è stata nei confronti del cristianesimo, e ho rimesso il naso e ho scoperto delle cose bellissime. Bellissimo, ho scoperto che ci sono degli uomini, dei, dei, dei predicatori straordinari che attraverso appunto la, 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 la parola del Vangelo e, e, um, voglio dire, ti, ti, ti possono anche proporre un accesso che ha, è molto vicino a una forma di psicanalisi. Uh, e quindi come mi è già capitato di, di dire in alcune interviste, a me sembra di riconoscere nel cristianesimo veramente le, le istruzioni al di là del, del grado di fede che uno può avere, non avere, credere in Dio, sentirsi di, dir, sentirsi di dire io credo in Dio piuttosto che no, ugualmente lì c'è qualcosa di straordinario secondo me. E guardandomi intorno, oggi sinceramente penso che eh... c'è più lì che altrove. No, penso che c'è qualcosa, ecco che lì c'è veramente la risposta per un per un percorso bello. Un cristiano vero direbbe di salvezza, <ride> e, mentre, guarda, mentre guardando altrove insomma la, la, vediamo, la vedo molto buia. E quindi ci sono due, quindi. Il primo, quindi, è che quello che si è appreso da bambino è stato comunque un incontro che ha segnato, ma poi, come capitò a Giovanni, che si ricordava 90 anni, erano circa le 4 del pomeriggio, c'è sempre un altro incontro che improvvisamente no? fa scattare e il secondo quindi è che volente o nolente tu e il tuo lavoro si diventa testimoni in qualche modo no di quello che, che, che vivi di quello che hai incontrato beh sì sempre questo su tutto ho sempre pensato al mio lavoro come un modo appunto per mettermi a nudo e condividere con le persone e... il mio vissuto anche la gratitudine perché tutto, è uno che parla tutto. della famiglia, della bellezza del matrimonio, della bellezza della paternità? Sembrano cose scontate 50 anni fa. Oggi sono abbastanza eccezionali. Eh sì, così va il mondo. Ma poi più, più vedi il disgregamento, là, così è il mondo che va a rotoli e. E le bombe che lanciano, la mancanza di senso che, che sembra tutto avere, la, eh, tutto, eh, diciamo, si relativizzano tante cose. Personalmente, non ho nient'altro di più bello da fare, di più interessante da fare nella vita che occuparmi dei miei figli, certo. Mi diceva prima che c'è un testo che evidentemente l'aveva colpita tanto tempo fa, che non ha mai più letto da un sacco di anni, non dica quanti perché sono, sembra comunque molto più giovane. E, Ma diciamolo. E, una quarantina. Una quarantina. Quindi l'aveva letto da ragazzino e che ha una firma importante che è quella di Leone Talstoi. E quindi anziché chiudere con una canzone, con una musica che chiedo sempre, insomma, mi farebbe piacere sfruttare le sue doti d'attore e vedere se lo rileggiamo insieme. Sì, volentieri. E... ecco, ci tengo a dire che mh, proprio io sono io che posso dirlo, ho suggerito questa cosa perché ieri in bicicletta con mio figlio dietro, mi ho detto: ma sarebbe bello leggere, rileggere quel testo, quel, quell'incipi, perché. Mi ha eh, veramente accompagnato per tutta la vita. L'ho letto e riletto, avevo 12 anni, cercavo di, no, riga per riga, cercando di, di capire questo testo. Eh, però, questa prima pagina, per quanto piccolo fossi, eh, era molto intellegibile, e per cui ve la leggo. Dopo tanti anni la leggo con voi, non so quindi neanche perché, se lo scoprirò forse con voi, sperando che abbia un senso questa lettura. Per quanto gli uomini, riuniti a centinaia di migliaia in un piccolo spazio, cercassero di deturpare la terra su cui si accalcavano, per quanto la soffocassero di pietre perché nulla vi crescesse, per quanto estirpassero qualsiasi filo d'erba che riusciva a spuntare, per quanto esalassero fiumi di carbon fossile e petrolio, per quanto abbattessero gli alberi e scacciassero tutte, tutti gli animali e gli uccelli, la primavera era pur sempre la primavera, persino in città. Speranza. Può leggerla suo figlio. <ride> ok. Grazie. Grazie.